Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo alla seconda giornata nel pomeriggio qui all'Hotel Summit di Roma e in compagnia dell'onorevole Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea. È un ospite prestigioso, possiamo dire, senz'altro, e chiediamo ovviamente subito i motivi della sua partecipazione. A me è fatto molto piacere essere qui chiamato da Emma Bonini e da Marco Pannella a partecipare a un dibattito sul futuro dell'Europa, organizzato nell'ambito dei lavori del congresso del Partito Radicale Transnazionale, con grande tempismo, anche perché oggi si sta svolgendo a Bruxelles un Consiglio europeo che ha preso alcune decisioni importanti per rinforzare la governance economica. L'accordo purtroppo è soltanto a 26 e non a 27, ma rispetto a quello che si diceva questa mattina, che sembrava soltanto un accordo a 17, un bel passo in avanti è stato compiuto. La Gran Bretagna ha deciso di non partecipare a questo accordo, io ritengo che si debba nei prossimi mesi fare in modo che anche il Regno Unito si renda conto che è meglio essere parte di una grande strategia europea che giocare una partita un po' in un cantuccio. La Gran Bretagna certamente è un grande paese, ha grandi risorse, ha una grande storia, ha molto da dire anche all'Europa, è un peccato che non partecipi alla costruzione di un'Europa più politica. Un'Europa più politica non significa annullare le identità nazionali, non significa cancellare gli Stati membri. Infatti il sogno che quello di Emma Bonino, ma di tanti di noi che crediamo nella politica europea, è quello di avere gli Stati Uniti d'Europa, Stati Uniti d'Europa, non lo Stato Europa, Stati Uniti d'Europa, dove nessuno perderebbe la propria identità, ma forse insieme, ancora di più insieme di quanto non siamo oggi, potremmo dare risposte concrete ai nostri concittadini, che poi l'obiettivo qual è? Fare delle cose fatte bene per rispondere alle esigenze oggi di mezzo miliardo di persone, domani mi auguro ancora di più. E queste cose fatte bene le possiamo fare soltanto se siamo insieme, perché di fronte alla globalizzazione, quando, e l'ho detto nel corso del mio intervento, i nostri competitori si chiamano Cina, Federazione Russa, Stati Uniti, India, Brasile, l'Italia da sola, la Germania da sola, la Francia da sola, non sono in grado di poter al meglio soddisfare i bisogni degli italiani, dei francesi, dei tedeschi, degli spagnoli. Allora serve che laddove lo Stato membro non è in grado di dare risposta ai cittadini ci sia un livello superiore che dia risposta ai cittadini. Questo è il livello europeo, perché è l'unico che ci unisce, abbiamo una storia comune, abbiamo anche tante guerre uno contro l'altro, però noi siamo europei, viviamo di una storia, abbiamo dei valori in comune. Per sottolineare un tema che è stato sempre a cuore al Partito Radicale, che mi ha visto impegnato quando ero giornalista anche a fianco del Partito Radicale per le mie convinzioni cristiane, quello della pena di morte. L'Europa è l'unica realtà al mondo dove non c'è la pena di morte. Non è poca cosa, nessuno in Europa può permettersi di togliere la vita a nessuno per legge, poi ci sono i delinquenti che lo fanno, ci sono i terroristi, ci sono altre persone, però questo è qualche cosa che dimostra quanti valori condividiamo in Europa. Io credo che si debba andare avanti, credo che si possa fare molto di più, serve una politica estera, una politica di difesa comune, non basta soltanto l'euro per dire siamo Europa. Ma se vogliamo anche un'Europa economicamente più forte, dobbiamo avere una banca centrale che sia simile alla Federal Reserve degli Stati Uniti, cioè che non si occupi soltanto di controllare l'inflazione, ma possa essere anche partecipe della crescita economica del nostro continente. Insomma, serve una vera strategia politica. Io ho detto nel corso di intervento, la politica contro la speculazione. La politica deve essere in grado di guidare una realtà come quella europea verso l'uscita dalla crisi per guidarla poi in porto sicuro. Se però la politica è debole, la speculazione si rafforza, perché la speculazione che segue soltanto la tutela, si preoccupa soltanto di tutelare gli interessi di chi opera,
colpisce dove vede un terreno fertile. È come quando si gioca a calcio, la squadra che attacca attacca dove c'è il terzino più debole, non dove c'è il terzino più forte. E se l'Europa è il terzino più debole nel mercato globale, la speculazione che il nostro, diciamo, la nostra squadra avversaria attacca dove c'è abbiamo il terzino più debole. E questa è molto semplicemente la situazione così spiegata. Un terzino forte significa avere una politica forte, avere una politica europea in grado di identificare soluzioni e poi di attuarle praticamente. Onorevole Tajani, l'occasione ghiotta e non posso esimermi dal chiederle, nella prospettiva di una politica economica europea in tutti gli aspetti, economica, ma è possibile realizzarla senza intaccare quello che sembra un moloch, che sono le sovranità nazionali, senza voler annullare nulla, ma è possibile creare appunto una politica economica europea senza intaccare una politica comune vera e propria e quindi necessariamente anche le sovranità nazionali? Quando noi parliamo di rafforzamento della governance economica e diciamo per esempio che l'Europa deve poter controllare i bilanci degli Stati membri in maniera preventiva, non significa che noi vogliamo incidere sul singolo capitolo di bilancio, vogliamo, perché naturalmente ogni Stato membro deve essere libero di poter identificare in quali settori intervenire, perché ci saranno paesi, la differenza naturale dei singoli paesi fra di loro porta poi a dover dirigere le politiche di bilancio verso un settore. L'importante è che il bilancio vada in pareggio e che una buona gestione del denaro pubblico di quel paese non vada ad aiutare l'interesse complessivo. Visto che abbiamo una moneta unica, serve che tutti quanti insieme operiamo bene per l'interesse comune, perché se un paese malversa il denaro pubblico non fa soltanto il danno a quel paese, ma lo fa all'intero sistema europeo. Ecco perché serve una governance, e questo è il principio di sussidiarietà, cioè fare laddove, per rispondere ai cittadini aiutando il livello più basso quando non è in grado di muoversi nel modo migliore per tutelare l'interesse delle persone. Lei pensa che il binomio Merkel-Sarkozy ancora avrà futuro a lungo, oppure pensa che quando dovranno in qualche modo confrontarsi con i rispettivi elettorati nazionali ci saranno degli avvicendamenti? Vabbè, democrazia, ognuno poi si confronta con il proprio elettorato e naturalmente i cittadini francesi e tedeschi sovrani decideranno a chi affidare la guida del loro paese. Io credo però che al di là della legittimità e della necessità di avere un contributo da parte degli Stati membri, però la soluzione per l'Europa non può essere quella di vertice a 2, a 3 o a 4. Qui non è questione di dire la Germania o la Francia, è una questione di principio. Se fossero altri due paesi, non la Germania e la Francia, sarebbe la stessa cosa. Non è la mia una posizione di contrasto alla Merkel o a Sarkozy o alla Francia o alla Germania. Ben vengano i consigli, le idee, le proposte, ma la soluzione deve essere sempre comunitaria, non può essere intergovernativa, cioè insomma deve prevalere l'interesse comune rispetto all'interesse individuale, e non è l'interesse comune non è uguale perfettamente alla somma dei singoli interessi nazionali, è qualche cosa di più. È transnazionale più che internazionale. Questo non mi volete far prendere la testa del Partito Radicale? Ma questo lo stiamo spingendo fin da appena sei seduto qui a farlo. Certamente è una scelta, diciamo, chiamiamola anche transnazionale, perché si difende con l'interesse comune l'interesse nazionale e più, cioè perché c'è uno scalino in più oltre l'interesse nazionale, cioè l'interesse comunitario non è antinazionale, è l'interesse nazionale ma anche qualche cosa di più. Ringraziamo l'onorevole Tajani, ringraziamo per questo contributo che andrà su internet e lo metteremo a disposizione di tutta la comunità di internet. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.